Bella Orridi! Oggi parliamo di Brexit. Perché la Gran Bretagna ha sfanculato l'Unione Europea? Quali sono stati i passi fondamentali? Che ne sarà di noi? Tutto questo e molto di più ai Discorsoni, lo show che prende il tè alle 5 in punto. Sigla! Terra, anno 1945. Dalle polveri di un mondo diviso e devastato da quella che è stata la più grande guerra di cui freghi qualcosa al mondo occidentale, un germoglio di luce e speranza si affaccia verso il cielo. L'idea di un'Europa unita con lo scopo di evitare che ci si mitragliasse tra stati vicini dopo appena 14 secondi di pace. 75 anni dopo, Gino l'elettricista di Casal Pusterlengo tuona in un violento post su Facebook. Bastardi europei, ci vogliono controllare per riempirci di migranti! Rivoglio la lira! Un saluto da Mattia! Dal 1 gennaio la Gran Bretagna è ufficialmente fuori dall'Unione Europea, terminando un percorso durato 4 anni partito nel 2016 con il voto della Brexit. Ma vediamo come siamo arrivati a tutto ciò. Roma, 25 marzo 1957. Nasce la Comunità Economica Europea, il primo trattato doganale tra 6 stati europei, tra cui l'Italia, volto a creare un mercato comune ponendo le basi per la nascita di una superpotenza panstatale. Olè! Cominciamo subito coi termini aulici! Pepe, 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 pepe! Passano gli anni, si fanno sempre più accordi e si accorpano sempre più stati, finché nel 1993 arriviamo all'accordo di Maastricht, in cui nasce ufficialmente l'Unione Europea, formata inizialmente da 12 paesi, tra cui la Gran Bretagna. Col trattato di Maastricht viene portato a termine il mercato unico, con le 4 libertà di circolazione: beni, servizi, persone e capitali. Sempre nel 1993 sono stati inoltre concordati i criteri di Copenaghen per i membri candidati all'adesione all'Unione Europea, che da allora fino al 2020 sono diventati sempre di più, fino ad essere 28. L'Unione Europea ha degli obiettivi che somigliano molto alle cose che vuole Miss Italia per Natale quando glielo si chiede, tipo lottare per la coesione tra gli stati membri e per la pace, garantire libertà e giustizia, puntare allo sviluppo sostenibile e lottare contro le discriminazioni. Chissà come mai nessuno dice mai cose brutte. L'Unione Europea ha anche dei valori che vanno rispettati per poterne fare parte. O no? O no? E sono anche i valori che bisogna avere per poter entrare a far parte dell'Unione Europea. Oh no! Questi valori sono dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani. E in questo paradiso idilliaco in cui tutti si vogliono bene, cosa potrà mai andare male? Il 23 giugno 2016 cominciarono ufficialmente i passi che avrebbero portato la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, con il referendum indetto dall'allora primo ministro conservatore britannico David Cameron, che indì un referendum sul tema sperando di mettere a tacere una volta per tutte quelle correnti anti-Europa interne al suo partito e le ali ultraconservatrici dell'UKIP, lo United Kingdom Independence Party, che da tempo spingevano per l'uscita dall'Unione Europea. Ehi, Gran Bretagna, dobbiamo trovare un modo per risolvere la questione europea! Lo sto per fare, Shaggy! Dobbiamo farli smettere! Cazzo, se lo faccio, Shaggy! Aiutami a trovare una soluzione, Scoob! Lo so io cosa vuoi! Un bel referendum! Da una parte del ring, a sostegno della Brexit, c'erano il già citato UKIP, un partito razzista, nazionalista e populista capitanato da Nigel Farage, un ometto dai toni diretti ed aggressivi da sempre contro l'euro e l'Unione Europea,
poi il partito unionista democratico e la voce unionista tradizionale, due partiti populisti stavolta nordirlandesi, dalla forte componente religiosa protestante, e il popolo prima del profitto, un partito socialista radicale e anticapitalista. Dall'altra parte del ring, tutti gli altri. Il partito laburista, il partito liberal democratico, i vari partiti verdi, il partito nazionale scozzese, il partito unionista dell'Ulster e tanti altri, così via. Sullo sfondo, ad osservare lo scontro, il partito conservatore. Al cui interno erano presenti correnti pro e correnti anti-Unione Europea. Le ragioni per il Leave furono maggior controllo sull'immigrazione, maggior sovranità nazionale e decisioni in autonomia, meno fondi all'Europa. Le ragioni per il Remain furono sfruttare il mercato unico, far forza comune con le altre nazioni, rimandare una decisione irreversibile ed evitare separatismi interni, tipo la Scozia che se ne vuole andare. Come andò a finire? Beh, lo sappiamo tutti. Il 23 giugno 2016 il 72% della popolazione britannica votante si presentò alle urne per una delle votazioni più importanti della storia. Il pubblico ha deciso che il VIP, che deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello, è... Cristiano. Cristiano. La crisi economica e l'immigrazione spinsero le ragioni dei separatisti e il giorno successivo, incredibilmente, vinse il Leave. I tre partituncoli vinsero la sfida come Davide contro Golia, incassando il 51,9% dei voti, in una votazione creata con lo scopo di metterli a tacere e ribaltando le previsioni, seppur di poco. A favore della UE votarono i giovani e i più istruiti. Ad esempio, il 68% dei laureati e il 71% degli under 24 votarono per il Remain, mentre a favore della Brexit votarono i più anziani e i meno istruiti. Ad esempio, due ultra 64enni su tre votarono per il Leave. Ci furono anche differenze su base geografica. La Scozia e l'Irlanda del Nord votarono a favore dell'Unione Europea, mentre l'Inghilterra e il Galles a favore della Brexit. Inoltre, le grandi città, Londra in testa, votarono a favore dell'Unione Europea, mentre il Leave vinse nelle campagne in periferia. Dopo il voto che non andò come previsto, Cameron si dimise e al suo posto arrivò Theresa May, una sua collega del Partito Conservatore, a traghettare la difficile barca inglese nella tempesta della transizione. Il 29 marzo del 2017, con l'ordine firmato da Theresa May, la Gran Bretagna comunicò ufficialmente all'Unione Europea la volontà di staccarsi. Perché in quell'anno, nel frattempo, non se n'era accorto nessuno, cioè non ne aveva parlato proprio nessuno. E così iniziarono i negoziati per il primo, e finora unico caso, in cui uno Stato membro dell'Unione Europea dà avvio all'articolo 50 e chiede quindi di lasciare la stessa. Il tempo è arrivato. Esegui l'ordine 66. Dopo circa due anni di negoziati, a novembre 2018 Theresa May siglò il primo accordo per l'uscita con l'Unione Europea, che fu però bocciato dalla Camera dei Comuni inglesi a gennaio 2018, e quindi cominciò il balletto tra hard Brexit, ovvero l'uscita senza accordo, e soft Brexit, ovvero l'uscita a condizioni concordate con la UE. In totale, il Parlamento inglese boccerà per tre volte i piani di uscita di Theresa May. E così, nel giugno 2019, Theresa May diede ufficialmente le dimissioni, venendo rimpiazzata dal Trump de noi altri, ovvero Boris Johnson. Johnson, convinto sostenitore della Brexit, si rimbocca subito le maniche e caccia subito 21 dissidenti dal proprio partito, dopodiché comunica in pompa magna il raggiungimento di un accordo vantaggioso con l'Unione Europea. Accordo che verrà prontamente respinto dal Parlamento inglese. È quindi costretto a chiedere un ulteriore rinvio della Brexit all'Unione Europea, che gli viene concesso per evitare un no deal,
In totale, l'Unione Europea concederà 3 rinvii tra lui e la May. Poi, finalmente, il 31 gennaio 2020, finalmente il Parlamento inglese approva il recesso e comincia così il periodo di transizione che porta la Gran Bretagna virtualmente fuori dall'Europa, concretizzandosi poi il 31 dicembre 2020. Tra febbraio 2020 e gennaio 2021 si susseguono le trattative per limare le distanze tra Unione Europea e Gran Bretagna. Trattative che più volte sono state sull'orlo di saltare per divergenze molto significative su temi quali la concorrenza economica sleale tra UK e UE, i diritti di pesca nei pressi dell'isola e i meccanismi di risoluzione delle controversie, oltre che per un tentativo da parte della Gran Bretagna di venir meno ai patti presi. Ma vabbè, dai, ci sta sempre fare un po' di casino, no? Nonostante tutto, si riesce a raggiungere un accordo in extremis. Ma veramente in extremis, cioè il 24 dicembre. E quindi, una settimana dopo, la Gran Bretagna sarà ufficialmente fuori dall'Unione Europea. E basta con sto zan zan zan! Tutti felici, insomma, visto che lato Gran Bretagna, Boris Johnson afferma che finalmente ci siamo ripresi il controllo delle nostre leggi e del nostro destino, mentre lato Europa, Ursula von der Leyen afferma che, l'Europa ora può guardare avanti, abbiamo un accordo con il Regno Unito giusto e bilanciato. Chissà com'è possibile che vincono sempre tutti. Mistero. Cosa cambia ora, quindi? Vediamolo assieme. Prendete un foglio per gli appunti e vai col riassuntone! La Scozia potrebbe chiedere di uscire dalla Gran Bretagna e chiedere di essere ammessa all'Unione Europea, tant'è che ha già richiesto più volte un referendum per l'indipendenza, finora non concesso. Una cosa simile potrebbe accadere anche in Irlanda del Nord, infatti alcuni partiti mirano all'unione con la Repubblica d'Irlanda. Comunque, anche se ciò dovesse non accadere, ad oggi è prevista una dogana interna speciale per gestire il transito delle merci tra le due isole, ma nessun confine fisico all'interno dell'Irlanda. Tranquilli, la birra Guinness continuerà ad arrivare, quella è fatta dalla Repubblica d'Irlanda. La Gran Bretagna non fa più parte del processo decisionale europeo e affronterà le grandi tematiche globali da sola. Tuttavia, può ancora far parte dei progetti europei dietro pagamento. Perché se ci stanno i soldi, siamo tutti amici. La sterlina è scesa ai minimi storici da 30 anni e le borse mondiali hanno già bruciato migliaia di miliardi di euro. Il Regno Unito ha perso il suo rating di livello AAA, una sorta di voto all'affidabilità finanziaria di uno Stato, e la Bank of England ha iniziato a tagliare i tassi di interesse e ha preso altre misure di emergenza per aiutare a fermare la corsa dell'economia inglese verso la recessione. E a noi, fotte sega! Il Regno Unito è un importatore seriale, mentre invece non esporta molto. Nell'accordo non sono presenti dazi, il che è un grande vantaggio ad esempio per l'Italia. Infatti noi siamo un paese esportatore e potremo continuare ad esportare i nostri prodotti anche nel Regno Unito, tipo a pasta, a pizza, a mozzarella, ovin e così via. Per entrare nel Regno Unito, a qualsiasi titolo serve il passaporto, invece per trasferirsi bisogna dimostrare di avere già un lavoro all'interno del Regno Unito. Sarà molto più difficile quindi trasferirsi e poi cercare lavoro, tipo i classici camerieri o baristi italiani, anche se si può ottenere un visto turistico di 3 mesi. Quindi lo sappiamo già come funziona, no? Visto turistico e si cerca lavoro, no? E via, eh? Il Regno Unito non parteciperà più al programma Erasmus, tuttavia ha detto che nei prossimi mesi proporrà unilateralmente una propria alternativa. I cittadini che già vivono nel Regno Unito da almeno 5 anni possono richiedere un permesso di soggiorno permanente, per tutti gli altri invece va richiesto un permesso temporaneo con validità quinquennale e poi se ne riparla. In conclusione, i maggiori rischi sono di natura economica e politica. Quale sarà il ruolo del Regno Unito nel mondo e nelle potenze occidentali? Come gestirà l'immigrazione? Come gestirà i rapporti con le potenze economiche mondiali e con le aziende multinazionali presenti sul proprio territorio? Cosa ne sarà del nostro e del loro futuro? C'è molta incertezza, ma per ora vi lasciamo con le parole di Paolo Gentiloni, attuale commissario europeo. Ora guardiamo avanti nei rapporti tra Europa e Regno Unito, ma non è un lieto fine.
La Brexit ci ricorderà quanto è pericoloso alimentare l'illusione nazionalista. Dai, Paolone, che li hai blastati tutti! Vai! Bella Orridi, ho finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete domande o commenti, scriveteli qua sotto. Se volete iscrivervi al canale, potete farlo, così ci aiutate a crescere. E se volete un bel riassuntone fresco fresco per non perdervi nulla di tutto quello che è successo con la Brexit, riassuntone! È la prima volta che un paese membro dell'Unione Europea chiede di abbandonarla. E noi europeisti soffriamo già della sindrome dell'abbandono. Perché non ci volete più bene? È stata un'iniziativa nazionalpopulista, guidata più dal cuore che dalla ragione, nata perché il governo ha sottovalutato la panza dei propri cittadini. Speriamo che da noi in Italia non venga proposta davvero un'Italexit. Noi di panza ne abbiamo fin troppa. Maledette nonne! Nonostante tutto, Europa e Gran Bretagna sono riuscite a trovare un accordo, un po' come una coppia che si separa ma che riesce ad evitare di pigliarsi a schiaffi ogni volta che si vede per strada. Le conseguenze quindi ci saranno, ma sono incerte. Il Regno Unito, semplificando, è più libero di fare come vuole, ma più vulnerabile e solitario. Ci risentiamo tra 10 anni per vedere com'è andata, dai, sempre qui, sui bradipi sapienti. Mi raccomando, segnatelo, ci tengo.